Non sarà facile far funzionare la condizionalità perché in passato è stata anche regolata più rigorosamente di quanto oggi non lo sia. E sono state fatte anche circolari che opportunamente ricordavano agli operatori, non solo pubblici ma anche privati accreditati, la loro responsabilità a proposito della condizionalità, cioè ove non segnalassero il rifiuto di un'occupazione secondo i criteri per cui questa dovrebbe essere accettata, il lavoratore dovrebbe perdere il sussidio e la continua erogazione del sussidio consisterebbe invece in un'appropriazione indebita rispetto a ciò che lo Stato eroga. Purtroppo ciò non ha funzionato, nemmeno come dire, la minaccia di una responsabilità penale. Confidiamo che ci sia, che si crei un clima migliore. Io non mi affido tanto ad aspetti di carattere formale, perché i profili formali sono stati tutti impiegati. Mi auguro che si crei finalmente un clima nel quale il disvalore del rifiuto di un'occupazione induca il contesto a non coprire, ma al contrario, a segnalare un'anomalia come questa.